Cari amici, cari ascoltatori che ci seguite sul Light Channel, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del nostro programma. Oggi è mercoledì 29 giugno e il versetto scelto per la meditazione di questa mattina sulla parola del Signore è un versetto che è contenuto all'interno del Salmo 66, il versetto 20. Benedetto sia il Dio, che non ha rigettato la mia preghiera, né m'ha ritirato la sua benignità. L'autore di questo salmo è sconosciuto, è un salmo anonimo, ma tutto ciò ha poca importanza, perché queste sono parole nelle quali credo ogni cristiano possa riconoscersi. Credo che anche chi sta incominciando da poco un percorso con il Signore alla scoperta della verità possa veramente sentirsi vicino a queste parole. Il salmista benedice Dio e lo benedice per un motivo molto particolare. Non ha rigettato la mia preghiera. Può capitare certe volte, chi vi parla lo ha sperimentato in prima persona, di credere, di sentire veramente in modo profondo dentro di sé, dentro di me, quando mi è capitato, che il Signore non ascoltava la preghiera, che il Signore potesse avere alcuni motivi per non accogliere le mie suppliche. Il cristiano può sperimentare questo sentimento, può sperimentare questo periodo, ma la garanzia di questo salmo è che, sebbene certe volte possiamo sentirci così, questo terribile momento passa, perché il salmista ringrazia Dio perché lo ha ascoltato. C'è una grande profondità in questi semplici versi. Se hai una relazione con il Signore, se desideri avere una relazione con Dio, quando la perdi, quando temi di perderla, ti senti smarrito, ti senti nulla. E la cosa più brutta, più triste è credere che Dio, appunto, possa addirittura rigettare la preghiera, una supplica a Lui, la comunicazione privilegiata che ha l'uomo con Dio. Quale altra comunicazione noi esseri umani possiamo avere con il Signore se non tramite la preghiera? Il Signore può parlare a noi in molti modi, attraverso la Bibbia, attraverso la Sua parola, attraverso la coscienza, attraverso la natura, ad esempio. Ma noi uomini, come possiamo parlare a Dio? Altro non abbiamo che la preghiera, e basta. E anche Gesù sulla croce ha sperimentato questa separazione quando, appunto, ha urlato: Padre mio, perché mi hai abbandonato? Qui il salmista si sente abbandonato, ma ringrazia Dio perché quel brutto periodo, quel brutto momento è trascorso. E dice, concludendo il versetto, né mi ha ritirato la sua benignità. È tutta un'impressione, è un'impressione che porta a sofferenza. Credere che Dio ha ritirato la sua benignità da noi e credere che Dio non ascolti le preghiere. Bene, caro fratello, cara sorella in ascolto, se anche tu ti senti vicino alle parole di questo salmista e ancora non hai superato questa fase per poter dire benedetto sia Dio che invece ha ascoltato anche questa volta la preghiera e non mi ha ritirato la sua benignità, cerca di trovare consolazione in questi versi. Sappi che Satana non aspetta altro che scoraggiarci. Andiamo avanti con il Signore. Caro fratello, cara sorella, vai avanti con il Signore perché anche tu, forse a breve, potrai dire
Benedico Iddio perché era soltanto un'impressione, non è successo niente, il Signore mi ha ascoltato e ha continuato a benedirmi, sebbene io non me ne sia accorto. Concludiamo con una breve preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, tu sei un padre di benignità, lento all'ira, ricco in benignità. E laddove il peccato abbonda, la tua grazia sovrabbonda. Benedicici affinché noi possiamo riconoscerti nella nostra vita e poter a nostra volta benedire te, perché tu non ci abbandoni. Aiutaci, sconfiggi Satana quando cerca invece di ottenebrare la nostra mente facendoci credere che tutto è perso. Grazie Signore, grazie perché tu ci ami e non ci abbandoni mai e non ci ritiri la tua benignità, e noi possiamo ancora dirti, ancora oggi, grazie Signore perché ascolti le nostre preghiere. Amen.